Nella biblioteca della Regione Piemonte è stata inaugurata la mostra sulle scatole e le targhe di latta, che presenta decine di pezzi provenienti da collezioni private. Nomi e immagini di aziende piemontesi e paesaggi delle nostre montagne sono stati per decenni soggetti dei coloratissimi contenitori metallici di biscotti, caramelle, damigiane e matite colorate. Nella mostra anche un autobus pieno di caramelle, lo spruzzatore del Fleet, le scatole della merenda e le targhe pubblicitarie di aziende storiche che hanno portato il nome del Piemonte in tutto il mondo. La mostra è aperta a Torino in via Confienza 14, nei pressi di Piazza Solferino, fino al 15 ottobre. Perché raccogliere queste scatole? Innanzitutto perché sono bellissime come estetica, cioè io le valuto dal punto di vista di estetica, sono dei quadri, dei piccoli quadri, piccoli e grandi quadri, quindi per i colori, per quello che rappresentano, per il contenuto che c'è o che c'è stato, quindi per il vissuto di ogni persona. Io ne ho trovate tante piene di roba, piene di qualsiasi oggetto. E poi danno allegria, fondamentalmente trovo che diano una grandissima allegria i colori, i personaggi che sono rappresentati, e quindi in casa, io le ho sistemate tutte in casa, in vista, e a differenza di altre collezioni come possono essere i francobolli che li metti in una scatola e li chiudi in un cassetto, queste si vedono e si ammirano, si puliscono, si girano, si scambiano.